Il Salone Nautico di Genova 2023 giunge al termine di una stagione straordinaria per la nostra industria nautica. Aumento del fatturato del 20% e record delle esportazioni con 3,74 miliardi di euro. Un valore che porta l'Italia al primo posto nel mondo tra i paesi esportatori. Questi numeri hanno invogliato i cantieri a essere presenti a Genova con tante imbarcazioni, più di 1000 e quasi 200 novità. Ne vediamo alcune. Il cantiere italiano San Lorenzo con i suoi modelli ha dato una nuova impronta al disegno di yacht e super yacht. Guardate la bellezza e l'armonia di San Lorenzo SX100. Il flying bridge coperto definisce il suo stile e ovviamente migliora l'abitabilità grazie a una maggiore volumetria interna. All'esterno le grandi terrazze apribili avvicinano al mare. Negli interni il più elevato esempio di stile residenziale perfettamente coniugato con gli spazi e le necessità nautiche. La lounge affacciata sul mare, sviluppata anche su alcuni precedenti modelli, incanta per la sua bellezza e funzionalità. È un elemento di forte attrazione e forse anche un motivo di scelta. Lungo 30 metri ha 4 cabine per 8 persone e 4 motori da 800 cavalli per una velocità massima di 23 nodi. C'è anche un nuovo yacht Riva 82 Diva. È lungo 25 metri e ha lo stile tipico di questo iconico brand, ma hanno esaltato la vivibilità delle aree esterne con un beach club dotato di murate abbattibili. Il Flying Bridge è uno dei più grandi per yacht di queste dimensioni ed è coperto con un hardtop molto elaborato. Bello il prendisole davanti alla timoneria del Fly. Nel salone, all'ingresso, si è accolti dai divani e proseguendo verso prua la zona dining, rialzata e panoramica. Più avanti la cucina, accanto alla timoneria, perché questa è la zona di attività dell'equipaggio. Sotto coperta Riva 82 Diva accoglie l'armatore e i suoi ospiti con grande classe in 4 cabine per 8 persone. Questo 24 metri dello storico cantiere spagnolo Aston Doha si chiama AX8 e il suo profilo è il più apprezzato del momento. Il flying bridge è in parte chiuso e così hanno ottenuto maggiori volumi interni. Il suo punto di forza, però, è un lungo pozzetto affacciato su una vasta beach area, tanto spazio all'aperto. Su questo esemplare l'armatore ha scelto un salone senza timoneria e senza cucina, che è stata spostata sotto coperta. Questo ci fa capire che il costruttore può derogare da una versione standard per seguire alcune specifiche richieste dell'armatore. Negli ultimi anni è cresciuto molto l'interesse per i catamarani. Questo è Prestige M8, 20 metri di lunghezza e quasi 9 di larghezza. Gli spazi abitabili di un catamarano non trovano confronti tra le barche monocarena di pari lunghezza. Non siamo abituati a vedere saloni di questa ampiezza. Prestige offre comunque varie possibilità di scelta e di personalizzazione degli interni. La cucina, per esempio, può essere spostata nello scafo di dritta. L'appartamento dell'armatore, il termine cabina sarebbe riduttivo, ha una superficie di 30 metri quadrati. Alla zona letto si aggiunge un'area relax o ufficio. Poi ci sono altre 4 cabine, alcune anche per 3 persone, e sono situate nei 2 scafi. Princess S72, un flying bridge dalla linea sportiva costruito dal cantiere inglese ma disegnato con la collaborazione di Pininfarina. A prua l'immancabile prendisole e una zona living. Alzando la vetrata, il bar esterno diventa tutt'uno con la cucina interna. Nel salone l'arredamento conserva un sapore classico e nautico. Per scendere sotto coperta ci sono 2 scale, per ragioni di privacy. Le 3 cabine ospiti infatti sono nettamente separate dalla cabina armatoriale. Lunga 23 metri, ha 2 motori da 1800 cavalli. Design e funzione, stile e carena sono molti e diversi gli aspetti protagonisti dell'ultimo capolavoro di Azimut Yachts, il Magellano 60. Si definiscono crossover queste imbarcazioni che sembrano invitarci a lunghe navigazioni. Negli interni arredamento, spazi e tecnologia sono stati studiati per accrescere il benessere, la qualità della vita a bordo, proprio per invogliare chi le acquista o chi le noleggia a trascorrere tanto tempo a bordo.
una magnifica filosofia e una splendida imbarcazione italiana, lungo 18 metri e mezzo, ha tre cabine e con due motori da 730 cavalli raggiunge i 26 nodi, dimostrando la notevole efficienza della carena semiplanante Dual Mode, che permette altresì di ridurre i consumi e aumentare l'autonomia. Il nuovo 18 metri di Ferretti Yachts si chiama 580, ha tanta superficie esterna ed è stato firmato dall'architetto Filippo Salvetti. Ferretti Yachts, ancora una volta, ha realizzato un fly esemplare da un punto di vista tecnico, perché leggero e con minima presa al vento. A prua una grandissima area, ben valorizzata. A poppa, la zona pranzo con divano e tavolo che si trasforma in prendisole. Gli interni sono dello studio Idee Italia e potete scegliere tra due decor. L'appartamento dell'armatore è certamente uno dei più grandi per barche di questa dimensione, se optate per la versione con la zona studio, che offre anche un guardaroba in più. Un layout diverso prevede che ciascuna delle tre cabine abbia il proprio bagno. Green Line è un cantiere sloveno che sin dalla fondazione ha ricercato la migliore sostenibilità possibile per le sue imbarcazioni a motore. Questo nuovo modello è Green Line 58 Fly. Varie le motorizzazioni, due motori diesel, 715 o 1000 cavalli per una velocità massima di 29 nodi, oppure la versione ibrida che ha anche due motori elettrici da 20 kW con i quali può percorrere in autonomia 25 miglia a 5 nodi, la versione puramente elettrica con due motori da 100 kW capaci di farci navigare per 25 miglia a 7 nodi e di spingere l'imbarcazione a un'andatura massima di 12 nodi. Con l'aggiunta di due generatori diesel da 25 kW, l'autonomia della versione puramente elettrica si estende a 500 miglia a 5 nodi. I pannelli fotovoltaici generano fino a 3,6 kW e l'impianto di accumulo può avere una capacità massima di 320 kWh. Sunseeker Superhawk 55 è una barca inglese, un open di 17 metri con un hardtop molto grande, molto protettivo. Il ponte di coperta ha una caratteristica particolare. A prua è walk around, cioè a passaggi laterali sicuri, mentre a poppa il pozzetto sfrutta tutta la larghezza dello scafo. Gli arredi si possono spostare facilmente. Anche a prua si può cambiare la configurazione traslando il prendisole. Nella dinette non ci si sente sotto coperta perché la luce naturale giunge abbondante. C'è una doppia fila di cristalli su entrambi i fianchi. La cucina è ben attrezzata e il frigo a tutta altezza. Le cabine sono due e quasi equivalenti. Evo R Plus, un 18 metri di Evo Yachts che si distingue per l'originale tuga fatta di cristalli e strutture d'alluminio spigolose che ne definiscono il profilo. La poppa è aperta e apribile perché oltre a questa versione con murate fisse c'è quella con terrazze abbattibili. A poppa la dinette si converte in prendisole. C'è spazio per il tender e la moto d'acqua. Il ponte di prua è walk around sino al prendisole. All'interno, nel celino, le medesime geometrie viste all'esterno. Lo stile è protagonista. La cabina armatoriale è il bagno diviso in due parti e ci sono poi altre due cabine matrimoniali per gli ospiti. Sirena 48 è un 16 metri del cantiere turco Sirena Yachts. Ha una straordinaria abitabilità grazie all'ampiezza del fly e a una larghezza di 5 metri costante per buona parte della lunghezza. Il pozzetto e l'area poppiera sono disponibili in varie configurazioni. Nel salone troviamo la cucina, affacciata sulla zona pranzo. Il divano abbraccia un tavolo estendibile. Sul fianco opposto un mobile che sfiora la finestra. Le grandi superfici vetrate rendono molto piacevole questo ambiente. Sotto coperta ci sono tre cabine e due bagni. L'armatoriale è arredata con un divanetto, scrivania e armadietti. È una barca prodotta con materiali e metodi di costruzione di alto livello qualitativo. Un azzardo? Un gozzo con i motori fuoribordo? A preamare Gozzo 35 Speedster. Del Gozzo mantiene alcuni stilemi, ma le sue prestazioni sono sportive. La potente motorizzazione fuoribordo è in contrasto con questa tipologia di barca, ma libera molto spazio all'interno dello yacht. La lunghezza di omologazione è inferiore ai 10 metri, si pilota protetti dall'hardtop. I walk around sono le barche più richieste perché ci fanno sentire sicuri anche quando ci spostiamo a prua.
Sotto coperta la versione standard è dedicata alla coppia armatoriale con un appartamento molto comodo, ma come optional è prevista una seconda cabina. È un prodotto con varie possibilità di personalizzazione. Dallo storico cantiere svedese Nimbus W11, un 12 metri da utilizzare anche per pernottare a bordo. È un magnifico esempio della funzionalità dei prodotti svedesi. Il ponte di coperta è asimmetrico, più largo a dritta, più stretto a sinistra. Questo esemplare monta un T-top con soft top elettrico, un optional sempre più richiesto nel Mediterraneo perché abbiamo necessità di proteggerci dal sole. A prua il prendisole con appoggiatesta regolabili. Tante le trasformazioni, il tavolo pieghevole che ruota e amplia i flussi di passaggio, il divano nel coronamento con schienale mobile per allungare il prendisole di poppa, la plancia poppiera immergibile che serve anche da scalinata bagno. Next 275 LX è l'ultima novità del cantiere Ranieri International. In 8,2 metri di lunghezza, tutto quello che si può desiderare. Sul ponte di prua lo spazio per il prendisole, pozzetto con grande cucina e dinette con sedute laterali a scomparsa, singola o doppia motorizzazione per la massima flessibilità d'uso e carena con step per migliorare assetto e prestazioni. Sotto coperta più di quello che ti aspetti, con dinette convertibile in matrimoniale e un'altra cuccetta sotto il pozzetto. Posto di pilotaggio con plancia verticale per l'ottima lettura delle strumentazioni. Della stessa misura c'è anche la versione Open Walkaround, la 275 SL. Da Genova appuntamento all'anno prossimo, quando quest'area fieristica sarà completata per rendere questo salone ancora più accogliente e importante.